è stato uno dei concorrenti a tempo dell'ultima edizione del Grande Fratello. Nessuna lite o incomprensione con gli altri inquilini. Era semplicemente di passaggio nel reality di Canale 5 in qualità di ospite. Prima di abbandonare l'abitazione, l'anglo-brasiliano ha ringraziato i partecipanti per la loro accoglienza, e ha posato con loro per una foto ricordo. Dopo l'esperienza nella casa di Cinecittà, Rodrigo Alves è sparito dai radar. Che fine ha fatto? Rodrigo Alves ha partecipato alla versione inglese del Grande Fratello VIP, ma la sua esperienza è durata poco. L'eccentrico Ken Umano, che già aveva partecipato in qualità di ospite all'ultima edizione del Grande Fratello in Italia, condotta da Barbara D'Urso, è stato costretto ad abbandonare la casa del reality inglese dopo alcune frasi a sfondo razzista che avevano acceso le polemiche e a un non meglio precisato incidente. La comunicazione è arrivata direttamente dall'account Twitter del reality show. Dopo un ulteriore incidente, Rodrigo è stato rimosso dalla casa del Grande Fratello e non tornerà. Questa è la comunicazione ufficiale della produzione, apparsa su Twitter. Alcune sue esternazioni a sfondo razzista avevano già indignato il pubblico del programma, che sui social ne aveva chiesto a gran voce l'espulsione. Il tabloid inglese Daily Mail aveva cercato di ricostruire la vicenda, attraverso le parole di un inside. Rodrigo nel confessionale aveva cominciato a gridare e urlare, diventando piuttosto paranoico e isterico. I produttori si sono precipitati per parlare con lui, e hanno fatto in modo che uno psicologo gli parlasse. Questi gli ha consigliato di pensarci due volte prima di andarsene, ma lui aveva già deciso, e quindi ha chiesto di lasciare, si leggeva nell'articolo del tabloid inglese. Tornato in Italia, il Ken Umano è stato beccato in un locale di Milano in una veste inedita, quella della drag queen. È il blog Bitcliff a pubblicare gli scatti che ritraggono Rodrigo Alves vestito da donna e adornato con una parrucca dai lunghissimi capelli biondi. In queste foto si legge sul blog: vediamo un Rodrigo Alves imparruccato che si esibisce come un aspirante Britney Spears in un noto locale milanese, la Bohème.